Va bene, quindi adesso applichiamo il metodo di Cochrane-Gabel per calcolare il limite superiore di banda degli stadi amplificatori che abbiamo visto finora. Limite superiore di banda. Dunque, prendiamo lo stadio CE, quello senza resistenza sull'emettitore. Disegniamo direttamente il circuito di piccolo segnale. Però stavolta inseriamo le capacità valide in alta frequenza, e questo quelle che a centrobanda abbiamo considerato un circuito aperto, che nel nostro caso particolare sono le capacità interne. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo sostituire al transistore il circuito di Giacoletto. RB'E, c'è la CB'E qui in parallelo, che evidenzia le capacità interne. Questo è il circuito. E quindi l'emettitore a massa, la base è questa qui, il collettore è questo. D'accordo? Quindi abbiamo due capacità. Se applichiamo il metodo di Gabel ci dice che omega H è 1 su A1 e quindi è 1 sulla sommatoria delle due resistenze RC, dove le resistenze sono la resistenza vista da B' ed E, quando l'altra capacità è un circuito aperto, perché sono solo due, poi la resistenza vista tra B' e C, quando la prima capacità è un circuito aperto. Questa è l'espressione. Metodo di Cochrane-Gabel ci dice esattamente come fare il calcolo, e chiaramente c'è un'approssimazione in questo ragionamento, è un'approssimazione, come dire, molto buona per il tipo di calcoli che dobbiamo fare a mano. E quindi si tratta semplicemente di fare il conto di queste due resistenze viste. Quindi vediamo di farle tutte e due. RB' è 0, facciamo per prima. Il circuito, come lo rappresentiamo, dobbiamo considerare un circuito aperto l'altra capacità, al posto della capacità di cui vogliamo calcolare la resistenza vista, mettiamo un generatore di prova. Quindi abbiamo un generatore di prova qui tra B' ed E. A sinistra che cosa abbiamo? Abbiamo un sacco di roba in parallelo, perché abbiamo qua RB'E e di qua abbiamo, vabbè, disegniamo tutto, RBB' e poi RS in parallelo RB. La corrente del generatore di prova è questo. Il resto del circuito possiamo anche non considerarlo perché è totalmente separato, vedete? Cioè, il resto del circuito ha questo generatore di corrente e questa resistenza, ma essendo CB'C aperto non c'è. Quindi questo ci consente di fare un calcolo molto rapido. RB'E 0 è uguale al parallelo di RB'E piccola e di RBB' più RS parallelo RB. Ok? Questo è relativamente facile. Possiamo andare a calcolare anche RB'C0. Il circuito qual è? Il circuito stavolta dobbiamo mettere il generatore di prova tra B' e C. È qui il generatore di prova.
qui in uscita abbiamo questo qua. Ora questo, per farvi vedere dove voglio andare a parare, questo lo posso sostituire con l'equivalente di Thevenin. Quindi qui metto RO parallelo RC parallelo RL e qui metto un generatore di tensione che è GM per RO parallelo RC parallelo RL per VB'E. Questo è l'emettitore, va bene? Tra B' e l'emettitore, in realtà che cosa c'è? Ci sono quelle resistenze che ho disegnato prima. C'è la resistenza complessiva che ho disegnato prima, che ho già chiamato R grande 0 B'E, quindi posso disegnare direttamente quella. Va bene? VB'E ovviamente è questo. Ora, perché ve l'ho disegnato in questo modo? Perché se notate è una resistenza notevole che abbiamo già calcolato. Questa è RB'C0, questa è la resistenza notevole che abbiamo già calcolato, l'ultima che abbiamo calcolato, no? La resistenza tra ingresso e uscita di uno stadio invertente. Veniva, cosa veniva? Veniva RB'E0, la resistenza che c'era tra il nodo di ingresso e massa, per 1 più l'amplificazione di tensione, che è GM RO parallelo RC parallelo RL, più la resistenza d'uscita. E quindi il calcolo si fa molto rapidamente. Quindi se io conosco, a questo punto io conosco, sicuramente conosco tutti i valori, perché li ho già imposti nel, se sto facendo un progetto, li ho già imposti nel fare nel realizzare l'amplificatore. A questo punto posso andare a calcolare il limite superiore di banda. Calcolo quelle due resistenze, poi prendo e le butto dentro la formula di sopra. Allora, che cosa noto di importante? Noto che la resistenza RB'C può essere una resistenza molto grande, perché vedete viene a quel termine RB'E per 1 più GM RO parallelo RC parallelo RL. Quel GM RO parallelo RC parallelo RL è praticamente l'amplificazione dello stadio a emettitore comune, quindi può essere abbastanza grande, insomma, arriva a un centinaio. Questo, quindi cosa vuol dire? L'RB'C è grande per l'effetto Miller, no? L'effetto Miller che abbiamo citato prima, ed è tipicamente il termine che conta di più nel limite inferiore di banda. Anche se la CB'C è di solito più piccola di CB'E, però la resistenza RB'C è molto più grande di RB'E, perché c'è questo effetto qua. Va bene, quindi RB'C0 è molto maggiore di RB'E0 tipicamente. Va bene. La cosa da notare di più è che quando aumento l'amplificazione, quindi mi aumenta questo termine GM RO parallelo RC parallelo RL, mi aumenta la resistenza di vista e quindi si riduce la banda. Ok? Questo è un effetto che è la prima volta che notiamo. Quindi se aumento l'amplificazione si abbassa il limite superiore di banda. Lo scrivo qua, nota. Se aumentiamo l'amplificazione AV, diminuisce omega H. Questa è la, che la V è all'incirca, questo qui è la V0' più o meno, no? Assomiglia a questo termine qua.
Questo è un effetto importante, dal punto di vista della progettazione è un compromesso importante. Io purtroppo devo sapere che per questo tipo di amplificatore, se ti cerco di spingere in alto l'amplificazione, per forza di cose mi riduco la banda passante. Va bene, vediamo l'altro circuito. Il CE con la resistenza sull'emettitore, questo è un pochino più rognoso da disegnare. Di nuovo faccio il circuito per il piccolo segnale. Qui devo mettere RB'E. CB'E. CB'C. GM'VB'E. RO. E qui ho la RE1, cioè la parte che non viene bypassata della RE. Questo mi complica abbastanza le cose perché poi mi costringe a utilizzare, vedete, metto un nodo in più. Il circuito diventa questo. Di nuovo l'espressione, come dire, la so della omega H, no? Devo fare di nuovo 1 su RB'E 0 per CB'E più RB'C 0 per CB'C. Quindi si tratta di calcolare quelle due resistenze viste, che ovviamente però non sono banali stavolta, mi si complica un po' il tutto. Allora, io faccio questa cosa per semplificare un po', evitare di farvi vedere troppi conti a lezione. Per semplificare, considero RO infinita, quindi la rimuovo. Questo si può fare, vi ricordate, abbiamo già deciso noi quando è che si può fare. Si può fare se RO, che è l'1 su HE, è molto maggiore di RC ed RE. Questo è una situazione in cui uno cerca di trovarsi, in generale, però in quel caso è fattibile, altrimenti io mi devo adattare e fare il conto completo. Niente di complicato, insomma, però è semplicemente un po' lungo, ma magari alla lavagna non conviene farlo. Allora, facciamo il calcolo della prima resistenza, la RBE0. Dunque, che cosa faccio? Devo prendere tra B' ed E e mettere un generatore di prova. Poi disegno il resto del circuito. Vedete, qui c'è un R1 e qui c'è la massa. Tra B e D c'è una RB'E e poi tra B ed è la massa invece c'è un'altra resistenza. Ora, per semplicità, la chiamo R tilde ed è praticamente RB più RS parallelo RB. La chiamo con un altro nome in modo da semplificare le espressioni. Quindi questo è quello che ho di qua.
Dall'altra parte che cosa ho? È semplice perché stavolta non avendo l'R o mi trovo soltanto gm vb'e. Guardate che vb'e è uguale a vp, quindi posso scrivere anche gm vp. E poi c'è rc parallelo rl in parallelo, che non conta niente ai fini del calcolo che devo fare io. D'accordo? Allora, facciamo questo calcolo. Dunque io qui cerco di semplificare i passaggi il più possibile e allora mi conviene adoperare questo stratagemma. Vedete, VP che cosa vede? Vede RB'E in parallelo a qualche altra cosa. Siccome il sistema è lineare e RB'E non serve strettamente, perché tanto la tensione capi di RB'E che pilota questo generatore corrente è la VP che io ho comunque, no? Perché è quella tensione del generatore. Allora posso fare la seguente cosa: dico, va bene, faccio il calcolo senza RB'E della resistenza vista, calcolo la resistenza vista e poi ci risommo RB'E. Scusate, non ci risommo, ci rimetto in parallelo RB'E, d'accordo? Spezzo la cosa giusto per toglierlo dal calcolo, non cambia niente, potrei anche mettercelo, però di nuovo mi allunga tutti, a parte il fatto che a lezione è noioso avere delle espressioni troppo lunghe, però poi in generale anche quando si fa un esercizio a caso, si fa un esercizio in classe, il problema delle espressioni lunghe è che è più facile sbagliarle, no? Sono più facili da sbagliare. Quindi conviene cercare di evitarle il più possibile, semplificare il tutto in modo da farne anche di più di conti, ma più semplici, perché se anche se il volume dei calcoli è lo stesso, se i conti sono di più ma più semplici, la probabilità di errore è minore. Quindi conviene semplificare tutte le volte che si può. Allora, quindi rimuovo RB'E, RB'E rimossa. A questo punto, quindi la tolgo un attimo, ci faccio un frego sopra e poi... Allora, a questo punto che cosa c'è? IP scorre in R tilde e a questo punto posso scrivere quindi l'equazione alla maglia per VP. Quindi posso scrivere VP è uguale a che cosa? Alla caduta su R tilde, che è RP per IP, più la caduta su R1, che è R1 per la corrente che passa in R1. Cosa passa in R1? Passa IP, questa corrente qui è IP meno GMVP. Quindi qui passa IP. Qui IP passa in VP, GMVP arriva dal generatore di corrente, quindi c'è qui IP meno GMVP. A questo punto... Quindi vedete, fatta, perché io posso scrivere VP uguale a, anzi, VP raccolgo 1 più GM RE1 è uguale a IP che moltiplica R tilde più R1. A questo punto VP su IP è uguale a R tilde più RE1 diviso 1 più GM RE1. A questo punto reinserisco RB'E e mi viene l'espressione finale, quindi RB'E0 è uguale a RB'E in parallelo a R più RE1 diviso 1 più GM RE1. Ok? Vedete, non sono conti lunghissimi, bisogna starci attenti.
Comunque bisogna notare un po' di cose in modo da poter scrivere il calcolo in modo più semplice. Ok, adesso si tratta di calcolare quell'altra resistenza vista. Allora, stavolta quindi devo mettere tra B' e C, devo mettere il generatore di prova e calcolare la corrente. Allora, qui ho RB'E, di qua c'è GM VB'E. Poi qua c'è RE, di qua c'è RC parallelo RL e tra B' ed E, e no, scusate, massa, abbiamo detto c'è quella resistenza R tilde. Quindi questa è la situazione. A questo punto di questo circuito devo calcolare la resistenza vista. Allora, che cosa mi conviene fare? Vedete, qui ho di nuovo una resistenza vista tra ingresso e uscita di un amplificatore invertente, quindi anche qui mi posso aspettare che agisca un effetto Miller come nell'altro caso, e vorrei ricondurmi a una resistenza notevole che so come trattare. Va bene? Ora, se ricordate, io vorrei ricondurmi a questa espressione, ricordate, a dove ho 1 R1 2 R2 AV 1. Perché in questo caso io so che la resistenza vista è R1 per 1 più A più R2, l'abbiamo già calcolata, no? Quindi il passo che devo fare è portarmi in quella situazione, ok? Come posso fare? Posso fare in questo modo, calcolo i vari termini di questo circuito, quindi devo fare prima che cos'è R1. R1 è la resistenza vista, resistenza tra B' e massa, va bene? Semplicemente la resistenza vista tra B' e massa. Ah, questa qui io l'ho già calcolata? No, non l'ho calcolata ancora. Vediamo di calcolarla un attimo, ma non è questa cosa qui, forse la posso fare direttamente perché in pratica l'ho già fatta, no? E praticamente cosa vedo? Devo immaginare di mettere un generatore tra qua, tra B' e massa. E cosa, un generatore metto e calcolo la corrente, e questa è la R1. Allora, che cosa vedo qua tra base e massa? Ho una resistenza R tilde, poi ho una resistenza RB'E e un'altra resistenza RE, e poi ho un generatore di corrente che inietta dentro GM VB'E, che vuol dire sì, GMVB'E. Questo lo posso scrivere come, se questa corrente la chiamo IB, la posso scrivere come GM per RB'E per IB. Quindi c'è l'effetto generatore corrente controllato. Quindi questa la posso scrivere al volo, viene R tilde in parallelo a RB'E più RE che moltiplica 1 più GM RB'E. Per le resistenze
notevoli che ho visto adesso. Ok? E questo è il primo pezzo. Poi a questo punto devo calcolare, questo è il ramo d'ingresso, no? R1. Poi a questo punto devo calcolare R2 e A, che vuol dire R2 e A che cosa sono? Sono termini dell'equivalente Thevenin in uscita. Mi viene un po' lungo questo conto, quindi R2 e A sono termini del circuito equivalente di Thevenin in uscita. Quindi che cosa ho? Devo, per fare l'equivalente Thevenin, che cosa devo fare? Calcolo R2. Per calcolare R2 devo spegnere V1 per spegnere questo generatore, quindi mettere a massa l'AB'. Rifacciamolo un attimo. R2 metto B' a massa, quindi ho RE e RB'E che finiscono in parallelo. Questo è GM VB'E. La base B'E è questa. Questo è RC parallelo RL. E questo è dove calcolo la resistenza a vista. Allora, questo è più semplice di quello che sembra, perché vedete, se V'E è positivo, allora la corrente scorre in questa direzione, ma GmVB'E la spinge nell'altra direzione. Quindi, diciamo, c'è un problema, no? Il generatore di corrente, che è GmVB'E, induce una, se è positivo, induce una VB'E negativo e quindi non è consistente con il segno che è il generatore. L'unica soluzione di questo problema è che VB'E sia nulla e quindi anche la corrente sia nulla. Per cui la resistenza vista è semplicemente RC parallelo RL. Quindi questo ramo VB'E deve essere nullo, deve essere nullo. Quindi quando spengo V1 anche il generatore corrente si spegne. Quindi questo è il termine R2. Adesso ci manca il termine AV1. E come si fa? Si mette un generatore corrente V1 e si va a vedere a vuoto la tensione sul nodo 2. Quindi facciamo quindi devo mettere un generatore di tensione V1 qua, tra B' e massa. Qui c'è la R tilde che non conta, perché è in parallelo al generatore. Qui c'è RB'E, qui c'è la RE. Questo è GM. GM VB'E che è uguale anche a GM per RB'E per IB. E qui c'è RC parallelo RL. Allora, il calcolo, la tensione V2 è la tensione qua, no? V2 è la tensione tra il nodo d'uscita e massa, quindi devo calcolare questo in funzione di V1. Piuttosto semplice la cosa, perché vedete, la IB la posso calcolare facendo V1 diviso la resistenza vista, quindi IB è uguale a V1 diviso la resistenza che è RB'E più, per quello che abbiamo imparato, RE che moltiplica 1 più GmRB'E. Cioè questa amplificazione della resistenza a re dovuta al generatore corrente. Io vado un pochino veloce in questa fase dei conti. Seguite il ragionamento.
se vi vengono dei dubbi e certe cose non le vedete, come dire, altrettanto rapidamente, fate il calcolo con calma, ci scrivete cosa è una maglia, vedete che l'espressione che viene è la stessa. Io, come dire, vado un pochino più rapido, salto qualche passaggio, perché sono tutte, cioè, sfrutto il fatto che sono tutte resistenze viste notevoli. E questo è il vantaggio di avere le viste prima. Chiaramente non è detto che adesso le abbiate assorbite voi, quindi un po' di più probabilmente ci mettete. Allora, una volta che ho VB, che ho IB, ho anche questa corrente GM RB' per IB, e quindi V2 è uguale a meno RC parallelo RL per GM RB' IB. E quindi posso dire che A è V2 diviso V1, mi viene uguale a meno RC parallelo RL GM RB'E diviso RB'E più RE per 1 più GM RB'E. Questa è l'espressione dell'amplificazione intrinseca a vuoto di un amplificatore CE con resistenza sul emettitore. Quindi ovviamente è quello che ci aspettiamo, che ci aspettiamo. L'ho calcolata, ma in realtà questa l'abbiamo già calcolata in classe quando abbiamo fatto lo stadio CE con RE. Quindi non è niente di nuovo. Una volta che però ho questo, io posso a questo punto calcolare la resistenza vista RB'C. Perché a questo punto devo fare R1 per 1 più A più R2. Adesso proviamo a scriverlo con i termini che abbiamo. E vediamo se riusciamo a fare qualche considerazione. Dunque, posso dire R1, posso mettere R tilde parallela RB'E più RE per 1 più GM RB'E. Quindi questo è R tilde parallelo RB'E più RE per 1 più GM RB'E. Per 1 più. Ecco, questo A in realtà è positivo, perché io poi, perché poi vedete qui nel circuito equivalente che ho disegnato, qua, l'A l'ho disegnata la parte in basso, quindi V2 su V1 viene a meno A, quindi aspettate, fatemi aggiustare questo segno, questo è un meno, e quindi vuol dire che qui diventa un più. Quindi qua mi viene RC parallelo RL per GM RB'E diviso RB'E più RE che moltiplica 1 più GM RB'E più RC parallelo RL. Allora, qui c'è da fare una considerazione che è abbastanza utile. Questa roba qua, che è questa A, è l'amplificazione intrinseca a vuoto dello stadio CE con RE. Ma perché faccio questa considerazione? Perché, che cosa possiamo dire? Che praticamente, anche in questo caso, la resistenza che conta di più nel determinare il limite superiore di banda è questa R0BC, che ha l'effetto Miller, come si vede bene, perché c'è questo termine 1 più A, va bene. Questo effetto Miller
diciamo, ci può fare la stessa considerazione di prima. Vedete, in pratica più alzo l'amplificazione, più alzo l'amplificazione, più alta mi viene la resistenza RBC, più basso mi viene il limite superiore di banda. Quindi vale questa considerazione di prima. Se l'amplificazione sale, allora aumenta la RB'C e di conseguenza cala ωh. Quindi, per esempio, rispetto allo quando la resistenza sull'emettitore è nulla, io ho la massima amplificazione, come sappiamo, ma contemporaneamente ho la minima ωh. Ripeto, vedete, l'RE, aumentando l'RE, la V0' cala. Quindi, con la minima RE, RE uguale 0, ho la massima amplificazione, questo lo sapevamo. Questa massima amplificazione mi porta alla massima RB'C, che a sua volta importa la minima ωh. Pago. Questo vuol dire che pago sempre l'amplificazione con il limite superiore di banda. Approssimativamente, va bene, se uno facesse un ragionamento molto approssimativo e potesse dire, vabbè, ragazzi, nell'ωh conta soltanto il termine con RBC0, il resto non conta niente, allora vedete, se nel termine con RBC0 A è molto più grande di 1 e quindi conta solo il termine AR1 là dentro, allora uno può dire, vedete, viene proprio ωh inversamente proporzionale all'amplificazione intrinseca a vuoto. Vuol dire se paghi esattamente quello che guadagni, no? Cioè il prodotto ωh per A è praticamente costante, se tu vuoi raddoppiare l'amplificazione dimezzi la banda. Ok? Questo non è valido in modo esatto, però è un'approssimazione ragionevole per fare un conto un po', come dire, a spanne. Facendo un conto a spanne anche in un circuito di questo tipo, noi possiamo dire che ogni aumento di amplificazione lo paghiamo con una riduzione della banda perché il prodotto limite superiore di banda per amplificazione all'incirca è costante. Ok? Poi ci sono circuiti in cui questa cosa è vera in modo più preciso. Qua è un ragionamento abbastanza approssimato. Ok, facciamo una fermata, però riprendiamo subito.